politica, nel PD comincia la bagarre in vista del congresso. Ecco i primi nomi. Sanità, emergenza cronica al Moscati, in 7 anni persi 200 posti di lavoro. La storia di Don Nicolino, un parroco conteso tra Taurasi e Luogosano. Avellino a volo d'angelo, KO anche il Bari, Lupi terzi in classifica. Tutto lo sport irpino nell'approfondimento al termine del TG. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del TG di Media 3. Buongiorno. In studio con noi il responsabile di redazione Michele De Leo, che a breve ci illustrerà le linee guida di questo importante ed ambizioso progetto di informazione. Buon pomeriggio Valentina, buon pomeriggio Maria, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Media 3. Ma intanto cominciamo con la pagina della politica. Potrebbe essere il nome dell'ex senatore Enzo De Luca a mettere tutti d'accordo nel Partito Democratico in vista del congresso provinciale. A pochi giorni dalla presentazione delle candidature, tutte le correnti potrebbero indicare una propria figura di riferimento. Il servizio di Michele De Leo. Alla fine, la partita potrebbe chiudersi con la decisione che tutti si aspettavano e che molti, all'interno del partito di Via Tagliamento, auspicavano. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Enzo De Luca per la poltrona di segretario provinciale del Partito Democratico. La candidatura dell'ex senatore potrebbe essere quella che mette tutti d'accordo in vista del congresso che dovrà celebrarsi entro il prossimo 6 novembre. A pochi giorni dal termine ultimo per la presentazione delle candidature, il partito appare assai frazionato e tutte le correnti potrebbero presentare una propria candidatura. Anzi, tra i franceschiniani non sembra esserci unanimità, neppure in questo senso. Sia il segretario che il presidente uscente, Caterina Lingua e Carmine De Blasio, ambiscono a guidare il partito di Via Tagliamento. Tra le altre correnti spuntano il nome dell'ex assessore di Avellino Ivo Capone, sul quale sarebbe pronto a scommettere Rosetta D'Amelio, mentre i renziani potrebbero indicare Anna Gimigliano, anche lei ex assessore della giunta del capoluogo, per la corsa alla poltrona di segretario provinciale. Tra i contendenti anche Francesco Todisco, rappresentante dei bersaniani che fanno capo a Lucio Fierro ed ex vice di Caterina Lingua. C'è tempo fino a venerdì prossimo, 11 ottobre, per la presentazione delle candidature. Le modalità del congresso intanto verranno definite questa sera nel corso della direzione regionale del partito, chiamata a decidere sul regolamento congressuale e definire la possibilità di accesso al voto. Intanto il PD non si fa mancare polemiche e contrasti interni. Se sono già decine le segnalazioni di presunte anomalie nel tesseramento, su tutte quella del presidente del Consiglio Comunale di Avellino Livio Petitto nei confronti del Laboratorio Democratico, eppure in corso un'accesa discussione sulla nascita del circolo cittadino riformando, al quale sta lavorando da tempo il dirigente Gerardo Adiglietti. Sulle segnalazioni si dovrà esprimere, già nei prossimi giorni, la commissione di garanzia di Via Tagliamento. C'è grande attesa inoltre anche per la direzione provinciale del partito, già convocata per mercoledì. Sul tavolo la nomina della commissione congressuale che dovrà definire tutti gli aspetti dell'assemblea del partito di Via Tagliamento. Allora Michele, i telespettatori di Media 3 cosa devono aspettarsi da questa nuova, da questo nuovo palinsesto? Sì Valentina, siamo qui oggi al nostro primo notiziario, il primo appuntamento con l'informazione di Media 3, sicuramente un'informazione diversa dai soliti canoni, innanzitutto per l'orario inconsueto ed insolito, le 13.45, mentre l'edizione serale va alle 19.45, la doppia conduzione nell'appuntamento pomeridiano, ma ancora tante novità che i nostri telespettatori scopriranno oggi e nei giorni a seguire. Un notiziario giovane, dinamico, un notiziario frizzante che va direttamente al cuore della notizia e che cerca di raccontarvi Avellino e tutta quanta l'Irpinia. In seguito speriamo di allargarci ovviamente al territorio regionale in pochi minuti, ma darvi il succo delle notizie vere e fare una televisione per il telespettatore, per il cittadino e a servizio ovviamente di tutti coloro che ci ascoltano nella regione Campania. Direttore, ulteriori novità? Ma ulteriori novità io direi di lasciarle scoprire i nostri telespettatori giorno per giorno, perché il nostro notiziario sarà diverso, ma sarà un'informazione puntuale. Baderemo al sodo, alle notizie vere, alle notizie reali, senza perderci in giri di parole, senza perderci troppo in cose che servono poco ai nostri telespettatori. Siamo in un momento difficile, in una fase delicata della situazione mondiale, italiana e soprattutto della nostra regione e del
della provincia di Avellino, e quindi a questo punto è necessario dare una mano reale, andare al cuore dei problemi, delle notizie, andare a raccontare ciò che i cittadini vogliono sentirsi dire davvero, parlare dei problemi reali della gente, dei problemi reali di ogni giorno, e perché no, provare a dare qualche prima risposta e aiutare i cittadini ad avere delle soluzioni alle tante problematiche. Grazie direttore. Ringraziamo il direttore Michele De Leo e continuiamo con il nostro telegiornale. Ancora politica, al comune di Avellino tengono banco le incompiute. Nel question time i consiglieri Virgilio Cicalese di Impegno Civico e Arturo Iannaccone di Autonomia Sud interrogano l'assessore Caterina Barra su tunnel, mercatone e parcheggio interrato. L'esponente della Giunta Foti garantisce il completamento delle opere in tempo utile. Vediamo il servizio di Flavio Coppola. Question time al comune di Avellino, improntato sulle opere pubbliche. Che ne sarà di tunnel, mercatone e parcheggio interrato di Piazza Libertà? L'assessore Barra assicura che le opere saranno pronte nel 2015. Il primo ad incalzarla è Virgilio Cicalese. Ci sono 200 milioni di lavori appaltati e sospesi, dice il consigliere di Impegno Civico, e il danno si riverbera sull'intera provincia. Il suo pensiero è rivolto al mercatone. Cosa intendete farne? Si chiede. Oggi è un obbrobrio senza né testa né coda. E sul parcheggio di Piazza Libertà è Arturo Iannaccone a chiedere lumi. Il parcheggio non si deve fare, quindi si deve ripristinare la piazza così com'era, restituirla all'uso degli avellinesi. Il parcheggio interrato è un obbrobrio che è stato concepito dalle precedenti amministrazioni e che precluderà la piazza ancora per molti anni. Tra l'altro il progetto che io ho visto prevede la eliminazione di due delle tre fontane con uno spazio aperto che assolutamente non consentirebbe a nessuno di usufruirne nella maniera più tranquilla, ma soprattutto quella è una zona che è stata già interessata dai lavori del tunnel, per cui appesantirla con altri lavori sarebbe un grave danno anche per le attività commerciali. Ma al di là di questo, Piazza Libertà rappresenta uno dei pochi tasselli del mosaico dell'identità di Avellino. Dal canto suo l'assessore Barra ha ribadito che le opere, come stabilito dal programma Europa Più, dovranno essere completate entro la soglia improrogabile del 31 dicembre 2015. Nello specifico ha sottolineato pure la volontà di evitare ulteriori disagi per la cittadinanza, provando a scorporare dai progetti la realizzazione di un parcheggio interrato a Piazza Libertà. Un aspetto, questo, più volte sottolineato anche dal sindaco Paolo Foti e centrale nelle sue linee programmatiche. Il Comune insomma garantisce la volontà di chiudere entro due anni la lunghissima stagione delle incompiute. Questa volta politica in Alterpinia, dove ieri si è chiusa la tre giorni organizzata dai sindaci per parlare dei problemi e delle necessità di una zona spesso poco considerata dalla politica. La vicenda nei prossimi giorni dovrebbe spostarsi nelle mani di Stefano Caldoro, che dovrebbe includere questa particolare parte di territorio nei programmi di patto per lo sviluppo. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Maria Stanco. Includere l'Alterpinia nel patto per lo sviluppo. Sembra essere questa la notizia più importante della tre giorni organizzata dai sindaci dell'Alterpinia, che ha avuto il merito, nonostante luci ed ombre, di mettere sul tavolo tutte le necessità più incalzanti di quella parte di territorio. Domani dunque l'intera vicenda si sposterà a Napoli, all'attenzione di Stefano Caldoro, che dovrà, così come annunciato nella sua ultima visita ad Avellino, mettere in agenda i problemi dell'Alterpinia, inserendola in un progetto più ampio che possa portare risorse, posti di lavoro e sviluppo. Un primo step potrebbe essere sbloccare la legge Foglia d'Amelio in materia di recupero dei suoli industriali dismessi e far ripartire lo sviluppo nel breve o medio periodo. Interessante anche la proposta avanzata dal primo cittadino di Lioni, Rodolfo Salzalulo, una zona free tax per le aree industriali dedicata particolarmente alle aziende che intendono utilizzare energia verde. Passiamo all'attualità. Vive una condizione di cronica emergenza l'ospedale Moscati di Avellino. In questi giorni sono emersi dati preoccupanti, più di 200 posti di lavoro persi negli ultimi 7 anni. Il direttore Rosato confida nel piano di rientro della Regione Campania, anche per quanto riguarda lo sblocco del turnover. Sentiamo l'intervista realizzata da Angelo Giuliani. Direttore Rosato, negli ultimi giorni insomma, sono venuti fuori un po' di numeri che lasciano intravedere una realtà, un momento non facile per l'ospedale Moscati. Si è detto di
più di 200 posti di lavoro persi negli ultimi 7 anni, una struttura ospedaliera secondo qualcuno a rischio collasso. Quali sono allora le prospettive su cui state lavorando anche nell'ottica dello sblocco del turnover per cercare di, insomma, di risollevare un po' la situazione? Ma io dico questo, noi abbiamo essenzialmente posto un problema. Esiste oggi un problema a Moscati. Abbiamo in questi anni, dove abbiamo risposto con sollecitudine e con sacrificio a tutti i punti che venivano prescritti dalla Regione per quanto riguarda prima il piano di rientro e poi per il commissariamento, adesso ci troviamo nelle condizioni di una sofferenza cronica che è diventata di per sé insopportabile, cioè perché ci stanno alcuni reparti dove con questo personale non riusciamo neppure a poter fare i turni in H24. Quindi abbiamo posto questo problema alla Regione, la Regione si è mossa, sta facendo delle scelte, in parte sta rispondendo secondo i meccanismi e i mezzi che ha, in quanto anche la Regione ha come riferimento la normativa nazionale, e naturalmente speriamo che coagulando le forze nostre con quelle regionali di poter aspirare nel 2014 a uno sblocco almeno del 50% del turnover, in modo da permetterci di poter riassumere il 50% delle persone che abbiamo perso dal 2007 ad oggi, il che ci darebbe grosso sollievo e ci darebbe la possibilità di poter ulteriormente migliorare la qualità della nostra assistenza e anche la tipologia, rispondendo a patologie sempre più complesse e con diciamo risultati sempre migliori. Anche a livello parlamentare si sta muovendo qualcosa sul fronte dello sblocco del turnover con delle iniziative dei parlamentari irpini? Certo, anche questo è importante, cioè che i sindacati e la politica si sia messa nelle condizioni di poter portare questo tipo di discorso a livello nazionale, a livello ministeriale, sia a livello del Ministero del Tesoro sia a livello del Ministero della Sanità. È un discorso importante perché fa capire che la Regione in questi anni ha fatto tutto quello che poteva fare per uscire da questo momento di crisi. I conti sono in ordine, diciamo molte delle cose che erano state prescritte sono state portate a termine, quindi automaticamente credo che la Regione Campania oggi possa essere candidata ad uscire dal piano di rientro e dal commissariamento, quindi a poter avere un assessorato e quindi in questo caso poter programmare, decidere anche priorità e premialità. E di riflesso naturalmente l'Irpinia, no? Assolutamente sì. Credo che in questo momento forse l'Irpinia potrebbe essere, diciamo, la provincia che ha maggiore necessità. Okay. Grazie. Okay. Grazie. Veniamo ora alle notizie di città. Per ogni abbonato del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, una settimana di prova gratuita ai corsi di nuoto o fitness. E questa è la nuova iniziativa promossa dal Teatro Carlo Gesualdo in collaborazione con il Centro Sportivo Avellino. I dettagli nel prossimo servizio. Stamattina presso la sala stampa del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino è stata presentata la nuova partnership che l'istituzione Teatro Comunale ha siglato con il Centro Sportivo Avellino. Luca Cipriano ha parlato di due importanti obiettivi raggiunti: messa in rete di realtà imprenditoriali lungimiranti e dare ai cittadini possibilità di agevolazioni economiche per le loro attività di tempo libero. Il presidente della Polisportiva Avellino, Agnello Cesario, ha usato parole gratificanti: investire nel futuro sui giovani e sul territorio, cultura e sport per trainare la realtà irpina. Ci spostiamo nei comuni, una vera e propria rivolta spirituale, quella scoppiata tra le comunità di Luogosano e Taurasi. Pomo della discordia è il trasferimento di Don Nicolino di Stasio, che alla presenza del vescovo di Avellino, Francesco Marino, si è insediato nella terra del vino. Resta il malcontento dei luogosanesi, affezionato al loro pastore spirituale. Ascoltiamo gli abitanti dei due paesi nel servizio realizzato da Valentina Eliano. Siamo dinanzi alla parrocchia di Luogosano per chiedere ai cittadini cosa pensano del trasferimento di Don Nicolino di Stasio dalla diocesi di questo piccolo comune a quella di Taurasi. C'è stata la cerimonia di insediamento tra feste e fuochi d'artificio presieduta dal vescovo di Avellino, Francesco Marino. Vediamo cosa pensano gli abitanti. È un zimbrigione. Solo che non penso che i luogosanesi ce l'hanno mandato. È lui che ha deciso di trasferirsi? Io penso io che lui ha stato un trasferimento personale, che lui forse non gli andava bene più questo paese e se n'è andato. Il vescovo forse ha chiesto, visto la sede vacante di Taurasi,
ha chiesto a Don Nicolino, dice, vuoi andare a Taurasi, secondo la mia veduta? E lui ha fatto un pensamento, dice, vado a Taurasi. Ma per me è una cosa ingiusta, per le vecchiette quantomeno non hanno più la possibilità di andare in chiesa la sera e predicare quello che giustamente vorrebbero. Infatti ci sono state circa 700 firme, lei era un firmatario? Sì. Che secondo me l'ha fatto il nostro parroco, a parte, a prescindere dal fatto dell'ordine che ha ricevuto dal Monsignore, però comunque la comunità secondo me è l'unica a pagare. La comunità di Luogosano ha necessità di preti proprio come lo era Don Nicolino, che era vicino alla cittadinanza, vicino ai giovani e agli anziani. Poi paesi piccolini come questi tendono a morire quando anche una chiesa viene chiusa, che è l'unica cosa che resta. E poi la mancanza di una persona che è stata tanti anni qui con noi sicuramente si sentirà. C'è una perdita per tutta la comunità. Quindi anche lei è dispiaciuto? Siamo dispiaciuti e diciamo che per risolvere un problema ne hanno creato un altro. Contentissimo. Siamo felicissimi perché già è stato qua con noi per 2 anni e quindi è una cosa straordinaria, bellissimo proprio. Penso che sia un buon passo in avanti per la cittadinanza di Taurasi. Dispiace per Bellocosano perché ha perso una buona guida. Questo è il pensiero. Già conosciamo Don Nicola, sappiamo cosa ha fatto in passato ed è una persona capace di aggregare molte persone. Un'ultima di cronaca, la Guardia di Finanza in azione contro il lavoro sommerso. Ad entrare nel mirino delle Fiamme Gialle, un noto ristorante posto al confine tra le province di Avellino e Salerno. L'esercizio commerciale, in base alle ricostruzioni delle forze dell'ordine, si avvaleva di 27 impiegati, 17 dei quali sono risultati irregolari. Ammontano a decine di migliaia di euro le ulteriori omissioni di evasioni totali di contributi dovuti dai lavoratori, per cui nei confronti del responsabile delle attività di ristorazione sono state contestate pesanti violazioni amministrative. Bene, non ci sono ulteriori aggiornamenti, vi diamo la linea alle 19.45 con l'edizione serale, vi lasciamo con il TG sportivo condotto da Angelo Giuliani. Arrivederci. Arrivederci.